La veterana del gruppo, che cosa ci puoi dire di questa squadra? Beh sì, sono quella forse che ha più esperienza come mondiali corsi e penso che sia ancora bello per me poter avere la possibilità di correre un altro mondiale in casa in Italia. È bello, cioè nel senso sì, sono una veterana di età ma mi sento molto giovane come spirito ed è bello anche oggi pedalare con ragazze che hanno la metà dei miei anni e sono contenta di rivedere il percorso perché a maggio siamo venute con la nazionale elite, però non era una giornata bellissima, abbiamo fatto pochi giri e oggi il programma è quello di fare i giri che faremo poi in gara, 5 giri, e penso che avremo una valutazione migliore del percorso e di come affrontarlo. Che obiettivi vi siete prefissati per questo mondiale? Ma se sicuramente abbiamo avuto un po' di problemi in questi ultimi mesi con acciacchi, incidenti, infortuni così, però io penso che sulla carta è una nazionale che può fare molto bene perché anche la Tatiana Guderzo sta andando molto forte e su un percorso di questo tipo siamo secondo me la nazione più forte e come numero sicuramente in finale abbiamo la possibilità di rimanere in tante atlete e giocarcela veramente. Sei pronta? Sì, adesso sì, poi l'obiettivo è quello di in ogni caso conquistare la maglia azzurra perché la maglia azzurra va conquistata e poi dopo se sarò sulla linea di partenza il 28 di settembre darò il meglio di me stessa.